È vero quello che hanno detto su di te, signorina Twilight Sparkle? Cosa? Hanno detto chiaramente che la tua strana magia al concorso, al musical show, era tutta una finta. Tu avevi già ottenuto le ali una volta e quindi le hai fatte apparire in quel momento davanti a tutti perché non lo sapevano, soltanto per vincere il premio. Dico bene? No, io... Purtroppo Sunset Shimmer ha deciso così. Ha detto che tu dovrai essere bandita da questa scuola, perché ormai lei è il capitano, capito? Quindi, con la voce meravigliosa della sua amica, adesso comanda lei e la sua amica con quella bellissima voce, Kate. Quindi mi sembra più che chiaro che tu non potrai più frequentare questa scuola. Buona giornata. Ma... Mi aspetto che domani tu lasci subito il tuo armadietto. Dovrai svuotarlo di tutto ciò che c'è dentro e andare via da qui, capito? Piano riuscito a meraviglia. Non credi che abbiamo un po' esagerato? No, tranquilla, nessuno sentirà la sua mancanza. E ora andiamo. Dobbiamo ancora stupire moltissimi altri studenti nella nostra classe e anche nelle altre. Ehi, tu sei Twilight Sparkle, giusto? Sì, sono io. Scusa, ho molto da fare. Devo... No, lo capisco, ma io mi dispiace per ciò che è successo, davvero. Non era mia intenzione. Oh già, Kate, è vero, me ne ero quasi scordata. Grazie per avermelo ricordato. Vediamo un po'. Ecco fatto, così va meglio. E ora andiamo, prego. Vieni, Kate, muoviti. Come tua unica amica e come tua assistente, dobbiamo andare. Devi riposare la tua voce per gli altri studenti. Muoviti. Puoi anche andare. Scusa. Il mio armadietto personale. Non dovrei averne uno anch'io? Oh sì, ma siccome è finita la scuola non abbiamo avuto il tempo di farlo, quindi mi dispiace. Ma non avevi detto che me ne facevi uno? Certo, ma quando comincerà la scuola? Ma non ci sarà tempo, fidati, ci sarà tempo. Allora, che cosa possiamo fare? Ma certo, non ho esagerato abbastanza. Che vuoi dire? Beh, niente, cose personali. Adesso vai un attimo dalla vicepreside, probabilmente vorrà sentire uno dei tuoi canti migliori, per esempio uno drammatico, ecco. Ok, lei ama il drammatico. Il drammatico è il suo forte, la faresti molto felice. Ok. Brava, fai così. E intanto... Sì, questo prezioso oggettino mi aiuterà a prendere la sua voce. Non potrà resistere alla sua bellezza. Sera, tutta la voce finirà in questo fiore. Quando la muserò io, la sua voce finirà su di me. E io sarò così tanto potente che tu hai risparmio e non metterà mai più piede in questa scuola. Mai più. Oh, ho preso tutto, queste non mi servono. Twilight, aspetta! Siamo venuti appena abbiamo saputo. Già. Sì, esatto. Oh, Twilight, ci dispiace tantissimo. Ah, ragazze, siete tutte qui, che cosa ci fate qua? E ce lo chiedi? Abbiamo saputo che Princess Celestia, la nostra preside, vuole mandarti via. Sì, perché è stata Sunset Shimmer a dirglielo. Infatti, ma ci sembra tanto strano. Di solito la preside non dice mai queste cose. Insomma, dà sempre a tutti una chance. Secondo noi Sunset Shimmer sta tramando qualcosa di losco. O peggio. Non ha importanza, se è stata la preside a dire che devo andare via per forza. Come ti abbiamo detto, Twilight, la preside non direbbe mai una cosa simile. Infatti, è troppo buona. Crediamo che Sunset Shimmer possa averle fatto qualcosa. No, impossibile. La principessa non è così stupida. Insomma,
Lei se ne accorge subito se c'è qualcosa che non va. Scusate, ora devo tornare a casa, devo dire a mia madre che dovrò cambiare scuola. Ma vi prometto che tanto vi verrò a trovare, tanto abito vicino a voi, quindi possiamo vederci quando vogliamo. Giusto. Sì, sì. Va bene, e dopo scuola vi prometto che verrò a trovarvi, d'accordo? Ok. D'accordo. Ci farà molto piacere. Ok. Twilight Sparkle? Oh, vicepreside, sì, sono io. Posso fare qualcosa per voi? Questi sono ordini, anzi, dico, un messaggio del preside. E cioè? La preside ha detto e ha sottolineato, anzi ha esclamato, che lei non dovrà soltanto lasciare la scuola, ma dovrà lasciare totalmente questa città e andarsene il più lontano possibile, a richiesta di Sunset Shimmer e anche di Kate. Come? Questo è ridicolo! Oh beh, sì, lo so, anche per me è ridicolo, ma non l'ho inventata io questa regola. Sono ordini di Sunset Shimmer, Kate e ovviamente la preside. Quindi vuole che domani lasci tutta la tua roba e tu te ne vada. Grazie, buona giornata. Ma io... come... io non capisco. Ma com'è possibile? Io non capisco. Twilight. Ragazze. Twilight Sparkle! Come osi disobbedirmi? Ancora, ma si può sapere che succede? Non capisco! Ti avevo detto che devi lasciare questa scuola e questa città. Vattene! Ma devo almeno salutare le mie amiche, loro non mi vedranno mai più! Ho detto che te ne devi andare! Ok! Bene, tornate pure a casa, ragazze. Ci vediamo domani. Ma cosa? And I have
you.